Ciao, io mi chiamo Emanuele e questa è la parte 2 del video che riguardano perché i diabetici sono predisposti a più malattie. Oggi vediamo ad esempio quelle che sono le malattie infettive, perché i problemi ai piedi, danni ai reni e ai nervi. Ma prima ti ricordo che se non hai visto la prima parte la lascio in alto a destra nelle schede e che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina di 22 anni che ormai sta per iscriversi al terzo anno, è sempre più lunga e infinita questo percorso che mi porterà alla laurea. E convivo con il diabete tipo 1 da più di 15 anni. Ti ricordo di iscriverti per rimanere costante su quello che sono i nuovi video e di attivare la campanella per stare aggiornato sulle novità del canale. Inoltre, vi ricordo che il 70% di voi guarda il video ma non si iscrive al canale. Perché? Cioè, nel senso, vi costa niente, è gratis, schiacciatelo, che problema c'è? Ora. Ti ricordo anche che sul canale puoi trovare quindi una serie di video che parlano di come gestire la tua glicemia, gestire le terapie e più in generale il rapporto che è quello che è il tuo rapporto con il diabete per aiutarti nella gestione della terapia. Ora, veniamo a quelli che sono i problemi infettivi nel diabete. I soggetti diabetici sono più predisposti ad essere soggetti con infezioni batteriche o infezioni micotiche. Questo perché elevati livelli di glucosio nel sangue determinano una minore attività da parte dei globuli bianchi, che sapete essere quelle che sono le nostre difese immunitarie, perciò ci vogliono più tempo ad eliminare il microrganismo e non sempre si è in grado. No. Di conseguenza, nei pazienti diabetici, ogni infezione potrebbe essere molto più grave di quella che è normalmente e ha tempi di guarigione più lunghi. Inoltre, vi sono spesso correlati problemi, se avete visto lo scorso video capirete perché, riguardanti la circolazione, spesso a livello cutaneo, per cui possono esserci lesioni alle mani o a livello delle gambe, in generale a livello della cute, che può infettarsi, causare ulcere e questo complica ulteriormente la situazione. Mi sono scritto un paio di note per rendere tutto più veloce, scorrevole e corretto. Molto frequentemente queste ferite guariscono lentamente o non guariscono affatto. Quando le ferite non guariscono, in genere si infettano e questo può causare la cancrena, quindi morte dei tessuti o infezione ossea, che porterà quindi all'osteomielite, può rendersi necessaria a questo punto l'amputazione del piede o di parte della gamba. Veniamo a quelli che adesso sono i danni al fegato. Come abbiamo detto l'altra volta, abbiamo una quantità di grasso che è maggiore rispetto a un soggetto normale nei vari vasi sanguigni, in un soggetto diabetico, nella maggior parte dei casi. Ciò significa anche che abbiamo o un fegato grasso, o dal punto di vista più medico, è più appropriato dire, steatosi epatica. La steatosi epatica è una condizione normale per cui si vengono a creare dei depositi di grasso all'interno del fegato. Questo ovviamente compromette le funzionalità del fegato che, per chi non sapesse, il fegato svolge tantissime funzioni, dalla disintossificazione da farmaci, produce la bile, una marea infinita di compiti. Se andaste banalmente, anzi vi do io un'occhiata su Google su tutti quelli che sono i vari compiti del fegato. Ad esempio, il fegato, come vi ho detto, favorisce la trasformazione degli alimenti assorbiti tramite la bile, emulsione i grassi, colesterolo, trigliceridi, svolge il ruolo di proteosintesi, glucosiosintesi, immagazzinamento di grassi riserva, si forma l'urea, quindi vi è anche sede di eliminazione di alcuni prodotti di scarto. Quindi, importantissimo il fegato. Ora ci rendiamo conto che se vengono a crearsi dei depositi di grasso dove non dovrebbero essercene, viene peggiorata quindi la condizione dell'organo in questione. Ora, la steatosi epatica può peggiorare in un quadro di cirrosi epatica. Ora, in generale l'aumento del deposito di grassi è dato dall'azione smisurata dell'insulina. Questo non significa che chiunque andrà incontro a questo tipo di problemi perché fa uso dell'insulina, ma l'insulina in quantità eccessive, per in quanto abbiamo una dieta scorretta o un'alimentazione malsana, e quindi bisogna fare ricorso all'insulina più e più volte in quantità smisurata, mettiamola così, quindi quantità molto elevate, porterà quindi a questo quadro. In generale, però, per chi ha una dieta sana, equilibrata e ha un valore più o meno costante delle glicemie, non vi sono questi problemi. I danni da diabete possono colpire anche i reni, che possono portare quindi ad un'insufficienza renale, e potrà successivamente trasformarsi, in bisogno di un trapianto di reni e dialisi. Se avete visto lo scorso video, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, ho riguardato perché è importante e vi aiuta a capire il perché di queste patologie in alcuni casi, e qui lo rivediamo. Quando si va a diagnosticare una serie di problematiche legate ai reni dovute al diabete, in genere i medici
forniscono delle sostanze che inibenti il cotrasportatore del sodio glucosio. Quindi, come vi dicevo nello scorso video, la presenza di tante molecole di glucosio che devono attraversare il cane può deformare le cellule e questo può portare a dei danni. Questo è il caso. Adesso andiamo a quelli che possono essere i danni nervosi del diabete, che possono manifestarsi con diverse modalità. Le varie modalità con cui si manifesteranno dipenderà soprattutto dalla porzione che verrà lesionata. Ovviamente se andrà a colpire un nervo motorio efferente, avrò magari un movimento o più lento di un braccio, o magari diventerà insensibile un braccio, o magari quella porzione di braccio può essere recuperata da un neuromero adiacente, per cui no, da un dermatomero adiacente. Il dermatomero è la regione di l'insieme di nervi che occupano una determinata, che governano una determinata regione, mettiamola così, non è proprio corretto, ma facciamo finta che sia così. Per cui non solo un nervo innerva una determinata regione, per cui non è detto che non si possa più muovere quella determinata porzione, ma che venga mossa con dei movimenti che non sono quel movimento preciso, corretto, pulito, ma dei movimenti simili che però, ad esempio, possono portare degli strascichi. Possono verificarsi anche alterazioni di quella che è la sensibilità. Ad esempio, qualche mese fa ho fatto in diabetologia un esame che chiede quindi se percepivo le vibrazioni, percepivo la pressione o il calore sulla pianta del piede. Ovviamente era tutto bene e durante la visita mi è stato ricordato dal medico che ad esempio un problema potrebbe essere che qualora un diabetico non si presentasse, questo è successo a un suo paziente, non percepisse l'elevata temperatura, questo si è ostinato camminando sulla spiaggia a luna, non percepiva la temperatura, quindi lui camminava, si è ostinato e ha fatto infezione sul piede. Quindi questo può essere un tipo di problema legato alla sensibilità nervosa. Può essere anche un modo in cui altera la sensibilità percepita dall'individuo, per cui si può caricare il peso quando si cammina in modo diverso il piede, che non essendo adatto a questa nuova posizione può portare a lesioni a livello delle articolazioni, ma non solo, anche a livello di ossa, se posizionato il piede male o il baricentro male e quindi oltre anche magari problemi a livello di colonna vertebrale. Inoltre si possono anche formare dei calli, i calli possono essere segni di infezione, come vi abbiamo già detto, poi fanno un ulcero e rischi di morire, ok? Fatto molto. Così. Di nuovo, dato che vi è una minore circolazione, è più facile che vi siano ulcere ed è più facile che vi sia un recupero da quello che è la lacerazione del tessuto più lentamente. In questo modo significa che sei più predisposto ad infezioni, ciò significa che hai più rischi, ciò significa che hai più probabilità di morire, detta in maniera molto basic. Ora, siamo arrivati alla fine di questo video, io ti ho fatto una carrellata con alcuni esempi e dei motivi per cui il diabete predispone a diverse patologie, vedendo ad esempio non te l'ho citato, ma ti faccio un rapido esempio al volo, quando si parla di neuropatia diabetica, ad esempio si vedono delle macchie di sangue a livello di sclera dell'occhio, la sclera è la parte bianca che vedi nell'occhio, questo è perché si rompono alcuni vasi sanguigni e quindi tu vedi il sangue a fianco di quella che è la pupilla e dell'iride. Altro esempio di come ti avevo detto, dovuto alla dimensione delle molecole di glucosio. Sembrano tante boiate raccontate così, però in realtà hanno degli effetti incredibili questa cosa. Quindi, ti ho fatto una serie di esempi riguardo quelli che possono adesso malattia visiva, ma anche reni, neuropatie, fegato. Quindi, prima cosa, beh, ovviamente ti devi iscrivere, cioè è molto più importante iscriversi che non la tua salute, cioè, ma di questo, ma di cosa stiamo parlando? È ovvio che sia così. No, a parte gli scherzi, ovviamente, prima cosa, quindi ricorda di fare attenzione riguardo quella che è la tua gestione della terapia. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che ti aiutano a trovare qualche tips and tricks, come dicono gli inglesi, o comunque qualche aiuto, qualche consiglio per migliorare la tua gestione della terapia, come aggiustare qualche glicemia, quale attività fisica fare col diabete, per appunto migliorare quello che è il tuo rapporto con la malattia. Ti ricordo di iscriverti al canale e di schiacciare sulla campanella per rimanere aggiornato. Se il video ti è piaciuto metti mi piace e commenta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!